Secondo Rogers, una vera buona relazione di aiuto o una seduta di counseling a livello professionale si può applicare solo se due persone, innanzitutto, sono in contatto psicologico, l'empatia, cioè c'è una sorta di empatia, c'è una scelta volontaria da parte di una persona di chi è in crisi di farsi aiutare. Due, una persona è in uno stato di vulnerabilità, di ansia, di incongruenza, cioè è in crisi. Tre, chi aiuta, il counselor, è in uno stato invece di congruenza, cioè nella relazione è liberamente e profondamente se stesso, vero, autentico, in contatto con se stesso, presente. 4. Chi aiuta il counselor, per esempio, prova dei sentimenti incondizionati, positivi per l'altra persona che deve aiutare. È l'accettazione positiva incondizionata di cui abbiamo parlato. E infine, quinto punto, chi aiuta il counselor prova comprensione empatica per il sistema di riferimento interno del cliente e si sforza anche di comunicare a lui questa esperienza, cioè questa sua comprensione empatica, il fatto di averlo capito più profondamente, di aver capito i suoi sentimenti. Vedremo come. Il primo momento di un colloquio di counseling è quello dell'accoglienza, del contatto personale utile a stringere l'alleanza, quello che in psicoterapia si chiama alleanza terapeutica. In questo caso si utilizzerà uno stile di tipo più empatico, si metterà l'altro, la persona che chiede aiuto, al centro della relazione, utilizzando le tecniche di counseling, come per esempio l'ascolto attivo. Per realizzare un efficace ascolto attivo è necessario innanzitutto sospendere il giudizio, quindi assumere un atteggiamento non giudicante, non pensare sempre a ragione, a torto, chi ha ragione il marito, la moglie, ho ragione io. Sospensione di ogni giudizio. Due, mettersi nei panni dell'altro, l'empatia di cui abbiamo parlato, cioè qual è il suo punto di vista, capire la sua prospettiva. 3. Ascoltare attentamente. Ascoltare anche i silenzi, anche le pause che lui fa. Anche i silenzi aiutano a capire. Sono momenti in cui, per esempio, lui può riflettere, mettere insieme i pezzi del puzzle della sua interiorità, non coprire subito i silenzi con le parole. 4. Dimostrare empatia. Come con l'espressione e l'atteggiamento corporeo, cenni del capo, eccetera. Quinto, verificare la comprensione sia dei contenuti che della relazione, come per esempio dicendo, dopo aver espresso, diciamo, riformulato ciò che lui ha detto, ciò che abbiamo capito, si può dire ho capito bene. Mi corregga se sbaglio, verificare la comprensione. I punti chiave per creare un'alleanza, l'alleanza terapeutica, cioè conquistarsi la fiducia dell'altro. Lo stile comunicativo coinvolgente, secondo questo famoso psicologo americano Carl Rogers, si fonda su tre elementi che ogni medico, ma in generale qualsiasi professionista che si occupa di relazioni di aiuto anche a livello familiare, per esempio, dovrebbe tenere presente nella relazione con l'altro che vuole aiutare. Primo, l'autenticità, che anche nel rappresentare sentimenti negativi risulta essere estremamente rassicurante per l'altro. Questa si definisce anche come congruenza, cioè come una specie di coerenza tra ciò che siamo a livello corporeo, comportamentale, con ciò che c'è dentro.
quindi l'autenticità siamo veri, spontanei. Dice Rogers, questo è comunque rassicurante per l'altro, anche se dobbiamo esprimere dei sentimenti negativi a volte, perché comunque comincia a fidarsi, perché ci percepisce come veri, come autentici. 2. L'accettazione incondizionata, che anche se spesso è di difficile attuazione, chi aiuta dovrebbe sforzarsi di realizzare. E poi 3. Terzo punto, l'empatia nei confronti di chi si deve aiutare, soprattutto dei suoi stati d'animo, e consiste nel sentire come se fossimo l'altro, mettendosi cioè nei panni dell'altro. In sintesi, il counselor o chi aiuta in generale, anche un psicologo, un medico, eccetera, efficace, osserva il reale rimanendo consapevole del vissuto psicologico dell'altro e anche suo. In questo modo può realizzare il suo compito, che fondamentalmente è comprendere l'altro e aiutarlo a prendersi in carico, cioè aiutarlo ad aiutarsi. E questo è il massimo dell'aiuto che si può dare ad un'altra persona, perché non lo rende dipendente da chi aiuta. Le condizioni necessarie per una relazione di aiuto veramente efficace sono determinate, secondo Rogers, da tre elementi fondamentali, quelli che abbiamo detto prima: l'autenticità di chi aiuta, l'accettazione incondizionata da parte di chi aiuta e l'empatia, cioè mettersi nei panni, sentirsi come se si fosse l'altro. Riguardo all'autenticità, essere un buon agevolatore, una relazione d'aiuto, vuol dire essere in uno stato di congruenza. E per realizzare questo è necessario essere consapevoli dei propri sentimenti, anche negativi. E solo così è possibile rimanere pienamente e liberamente nella relazione, meritando la fiducia dell'altro. Il secondo elemento importante per Rogers è l'accettazione incondizionata di chi si aiuta, forse irrealizzabile completamente. Però bisogna tendere a questa accettazione integrale, possiamo dire, dell'altro. Si può comunque arrivare ad un'accettazione condizionata positiva ed è fondamentale che chi aiuta mantenga un atteggiamento scevro da giudizi, da preconcetti, accogliente e interessato a chi si deve aiutare. Riuscire a collegarsi ai sentimenti e ai bisogni dell'altro, rimanendo connessi ai propri sentimenti e bisogni, è il modo migliore per realizzare una comunicazione empatica efficace. Così ci insegna Marshall Rosenberg, ideatore della comunicazione non violenta e uno dei massimi esperti di gestione efficace dei conflitti interpersonali. L'ascolto empatico di chi si aiuta viene anche definito ascolto attivo. Ogni intervento di counseling si sviluppa in tre fasi. La prima fase, che aiuta, facilita l'altro a chiarirsi il suo problema, in quanto è raro che questi lo abbia correttamente esplorato e spiegato persino a se stesso. Cioè non è chiaro neanche a se stesso il suo problema, per cui nella prima fase, parlando con chi aiuta, si chiarisce. In questa fase, chi aiuta si impegna a comprendere come il problema appare all'altro, attraverso l'empatia, e lo aiuterà a fare chiarezza, individuando anche eventuali blocchi, aiutandolo a superare questi blocchi per completare il chiarimento del problema. Nella seconda fase, dopo che il problema è stato individuato, ben chiarito, bisogna riesaminarlo. In questa fase, il cliente o l'aiutato, diciamo, in generale, inizia a percepire che può esserci un altro modo di considerare la sua situazione problematica, che possono esserci addirittura più alternative prima sconosciute, che lui non riusciva a vedere dal suo punto di vista. Compito del counselor o di chi aiuta, quindi, è fornire stimoli che aiutino l'altro a trovare la soluzione adeguata. Terza fase, nella terza fase chi aiuta, l'aiutato anzi, ha individuato l'obiettivo che vuole raggiungere per
superare il problema grazie all'aiuto di chi, del counselor, dell'agevolatore, dello psicologo, eccetera. E si chiede come posso arrivarci. In questa terza fase viene aiutato a trovare delle possibilità per superare il problema. Lui valuta nel colloquio, in questa terza fase, le alternative, verifica le sue risorse per poterlo superare e quindi trova, diciamo, il modo migliore, compatibilmente le sue risorse disponibili, per superare il problema. È consapevole che il problema può essere gestito e chi aiuta il counselor, per esempio, è di aiuto nel mobilitare le risorse necessarie, cioè riattivare quelle risorse che lui ha, ma che non considera più, non riesce più ad utilizzare.